E benvenuti, questo pomeriggio la ginnastica Triestina Caligari si affronta alla pallacanestro Sanga a Milano. Un cordiale saluto da parte di Denis Locoselli, Margherita Burlot Buonasera. e Sebastiano Romano. Ciao a tutti. Veniamo subito alle formazioni di quest'oggi in campo. Trieste schiera la numero 7 Rosellini, 8 Zecchin, 9 Trimboli, 10 Vida, 12 Micoli, 15 Capitana Policastro, 18 Bianco, 21 Cericcioni, 23 Micoli, 24 Gombac e il coach Nevio Giuliani. Per quanto concerne la formazione ospite, la pallacanestro Sanga Milano, la numero 5 Falcone, la 8 Stabile, 9 Taverna, 10 Perini, 11 Colli, 12 Lepri, 15 Frantini, 18 Cismasu, 19 Calastri, 20 Smaldone e coach Pinotti. Gli arbitri sono i signori Spessot e Andretta. Bene, iniziamo subito con inquadrare la squadra che quest'oggi scende in campo al Pala Trieste. Allora, questa squadra nel girone d'andata diciamo che abbiamo ottenuto una vittoria molto facile, un più 37 proprio, che è diciamo un po' umiliante per le avversarie e che quindi secondo me sono tornate oggi a Trieste per farsi valere e riprendersi anche il loro orgoglio. Così adesso la partita sembrava iniziata bene perché la palla 2 l'avevamo vinta noi di Trieste, però subito è stata fischiata una sfonda a Stefania Trimboli proprio dopo 7 secondi dall'inizio, quindi diciamo che è tutto da gustare questa partita. Ecco Sebastian, diciamo che Trieste ha già raggiunto l'obiettivo playoff, quindi è un risultato sicuramente buono per Trieste in una stagione sicuramente positiva. Risultato ottimo, imprevisto, è stata una vera e propria impresa quella delle ragazze di coach Giuliani. Come dicevi tu, playoff, siamo terzi in classifica. È difficile che Torino riesca a rubarci la terza posizione e Muggia dovrebbe essere quella eliminata dai giochi. Diciamo che comunque manca ancora una giornata alla fine di questa fase e nel frattempo vediamo la nutrita schiera di tifosi giunti a Trieste da Milano. Sì, veramente non avevo mai visto una tifoseria del genere per una squadra di basket femminile proprio. Questi invece si sono fatti un bel viaggio, sono ancora carichi perché stanno facendo un casino. Ecco, come ti spieghi questo time out chiamato praticamente a inizio partita? Coach Giuliani ha chiamato subito time out per richiamare all'attenzione la sua squadra. Abbiamo perso due palloni ingenui subito in avvio di gara. E nonostante la classifica sia già definita, vediamo da questo timeout chiamato dopo nemmeno 1 minuto e mezzo che entrambe le squadre ci tengono a giocare una buona partita. Anche da Milano, come sentiamo, abbiamo un nutrito gruppo di tifosi milanesi. Si sono posizionati a nostra sinistra, muniti di tamburo e voce. Adesso vediamo Milano attaccare con la numero 19 Calastri, la veterana che sbaglia il tiro. Ora Vida ha il possesso, scarica per Rossellini. Palla persa, contropiede delle milanesi che non trovano il canestro. 3-0 per Trieste. Vida in fase offensiva, scarica per Miccoli in mezzo per la Bianco. I primi 2 punti per Trieste. Dopo il punteggio che è di 5-0, viene chiamato un timeout da parte del coach ospite Pinotti. E veramente questa tifoseria di Milano che si fa molto molto sentire quest'oggi. Diciamo che Trieste per quanto concerne la formazione c'è una novità, ovvero la Gombac. Sì, oggi finalmente verrà schierata in campo Giulia Gombac che ricordiamo proviene dalla A1. Quest'anno giocava al Cuschieti che purtroppo è fallita in corso di stagione.
E quindi la Giulietta è tornata a giocare qua a Trieste con noi. Mi fa un po' impressione perché io l'ho allenata Giulia Gombaci, quindi così mi... Anche perché in questi primi minuti abbiamo visto che Milano comunque fatica molto a riuscire a segnare, non tanto a tirare ma a segnare proprio. Quindi chissà se i loro tifosi, diciamo, dei cori coloriti faranno, li sproneranno, però per ora siamo noi a condurre il gioco. Ecco, ricordiamo che già le prime due formazioni sono qualificate del girone, quindi Trieste ovviamente deve consolidare il terzo posto in graduatoria. Sì, Sesto San Giovanni, prima in classifica, ha perso solo l'ultima partita, lo ricordiamo, per mano proprio della ginnastica triestina, che è riuscita nell'impresa di sconfiggere per la prima volta in stagione la corazzata di Sesto San Giovanni in una trasferta che ha del miracoloso, con 29 punti di Anna Vida. Alla seconda posizione troviamo Genova, con la quale si scontreranno le triestine nella prossima ed ultima giornata. E poi, come diciamo, Trieste, Torino, Muggia, Milano, Vicenza e Udine. Ecco, torniamo in cronaca con Trieste in attacco. C'è una stoppata da parte della giocatrice ospite, della numero 19 Calastri, che prende palla e prova il tiro ma sbaglia, rimbalzo la Vida. Contropiede degli Amicoli che insacca altri due punti, più 5 per Trieste. Con punto di forza di Trieste che si evince da queste prime azioni di gioco, tutte e 5 le giocatrici vanno sempre in contropiede, dalla playmaker alla pivot come la Micoli in questo caso. Ripartenza immediata della playmaker Stefania Trimboli, prova la penetrazione, ancora Micoli ma perde il pallone. Vida ribalta, scarica in mezzo per la Bianco che tira su fallo della numero 12 Lepri. Primi due cambi per coach Giuliani, entra Zecchina e Policastro per Rossellini e Vida, entra in campo anche la capitano, la capitana Alice Policastro. Nel frattempo sono due tiri liberi da parte della Bianco, realizza il primo, vediamo se realizza pure il secondo, lo sbaglia. Ricordiamo il punteggio che vede Trieste sempre avanti di 8-2, un avvio comunque positivo per quanto riguarda la Caligaris. Sì, anche perché adesso devono cavalcare come la scia dell'entusiasmo dopo una vittoria contro le prime in classifica e le favorite del campionato, e quindi secondo me è un po' bastonare tutte le altre per far capire che comunque noi ci rimeritiamo questi playoff e che siamo pronte per andare avanti. Ecco, torniamo in cronaca e viene fischiato un fallo da parte del numero 12 Lepri. C'è una rimessa dal fondo da parte della capitana Policastro e si parte per una nuova azione, con il punteggio che vede sempre la Caligaris già a Triestina avanti nel punteggio per 8-2. Buono questo primo parziale, le Triestine hanno subito fatto vedere a Milano che nonostante la qualificazione semifinale già ottenuta ci tengono a vincere anche il ritorno. Policastro mette a referto i primi due punti della partita. Trieste in doppia cifra, ora ci prova la numero 15 Frantini, una delle veterane della formazione milanese. 15 punti all'andata contro Trieste per lei, una delle veterane insieme a Stabile, entrambe hanno militato in formazione di serie A1. Manca per Milano la playmaker Gottardi, assenza importante per coach Pinotti. Ecco, nel frattempo c'è anche una coreografia della tifoseria ospita con le bandiere di Milano, proprio del comune di Milano, quindi molto molto coloriti, una quindicina di persone più o meno
che incitano appunto la squadra lombarda. Nel frattempo sono in frazione dei 24 secondi, quindi si partirà con il possesso palla da parte della Caligaris. Un inizio, come ti abbiamo detto, positivo sicuramente da parte delle nostre giocatrici e soprattutto diciamo un buon viatico per continuare questa fase del campionato, post campionato, con risultati buoni. Sì, le nostre ragazze veramente già hanno stupito durante il campionato, perché nessuno si aspettava che ottenessero questi risultati e ora stanno andando avanti a stupire ancora di più, quindi cioè, è impossibile non fare il tifo per loro a questo punto, cioè, perché veramente si sono guadagnate tutto sul campo, una squadra così giovane che ha affrontato squadre molto più esperte, e anche se non abbiamo questa tifoseria comunque il nostro lo facciamo. E quindi sì, cioè adesso se la devono giocare anche oggi. Tanto viene segnata una bomba da Lepri, la numero 12 della formazione avversaria. Comunque stiamo mantenendo un leggero distacco. Secondo me potremmo ancora ingranare la marcia e chiudere la partita abbastanza presto, anche per essere più tranquille dopo e giocarsi gli ultimi quarti un po' più blandamente. Ecco, sai, mai per quelli che ci ascoltano e ci stanno seguendo, come si articola la fase successiva di questi playoff? Beh, intanto dobbiamo aspettare di vedere chi passa, ma se non sbaglio dovrebbero passare adesso le prime quattro squadre della pool promozione nord, diciamo, contro la pool promozione sud, e poi là ci saranno, verranno fatti gli incroci. Intanto vediamo sul cubo del cambio Giulia Gombach al suo esordio qua al Pala Trieste dopo molti anni di assenza dalla nostra città. Allora, ricordiamo, lei è cresciuta nella scuola Intermuggia, quindi diciamo con le nostre dirette avversarie, e negli ultimi anni ha giocato appunto questa stagione a Chieti, la scorsa stagione ha giocato a Pordenone per metà del campionato e poi alla Reyer Venezia, e poi lei comunque proviene da due anni di College Italia a Roma, quindi diciamo l'hanno fatta crescere via da qua, e adesso la rivedo dopo tanto tempo, anche bella grande è diventata. Ecco, vediamo il punteggio quando mancano 2 minuti e 33 secondi alla fine del primo quarto, che vede Trieste avanti di 3-10-7. Torniamo in cronaca. Il Milano ha accorciato le distanze, forse anche sostenuta da un pubblico, come dicevamo, davvero insolito per la Trieste, per come eravamo abituati a vedere. Ora la Bianco che commette un fallo sulla Canastri, dicevamo esordio per la Giulia Gombach, che ha avuto per questa metà stagione l'esperienza in Serie 1 con Chieti, che poi è fallita. 13 minuti di media giocati per lei. Ora Trieste che attacca con solo una lunghezza di vantaggio, amministra la Cerigioni. Ultime azioni per Trieste, un po' troppo frettolose a mio avviso, hanno dettato scelte sbagliate. Arbitro Spessot fischia un fallo a favore di Trieste, rimessa dal fondo. Ecco, diciamo che la Gombach potrebbe essere sicuramente il valore aggiunto in questa parte della stagione. Sì, sicuramente. Dio, penso sia comunque difficile riuscire ad integrarsi, imparare gli schemi, i ritmi di gioco di una squadra così, arrivando in un punto così avanzato della stagione. Però comunque ormai lei è una giocatrice professionista, quindi non avrà problemi di adattamento, poi proviene da un campionato superiore, quindi alla fin fine comunque i ritmi calano un po' e dovrebbe avere abbastanza facilità a riuscire a entrare sia in squadra che nei ritmi del campionato. Per ora non l'abbiamo ancora vista col pallone in mano e speriamo che la servano, così vediamo anche di cosa è capace. Eccola, adesso in attacco, si gioca un uno contro uno, scarica.
C'è Rigioni sulla linea da tre, si blocca, serve un assist per Zekin che va a segno. Ottima giocata di Cerigioni e Zekin. Ecco, abbiamo il punteggio che vede Trieste avanti di 1-12-11 quando mancano 50 secondi alla fine del primo quarto. Diciamo una Milano che ha iniziato a ritmi bassi, però diciamo che con l'incitamento dei suoi tifosi forse si è un po' svegliata. Sì, ha iniziato in sordina, ma è riuscita anche a sorpassare Trieste, che ora è tornata in vantaggio grazie a una splendida visione di Cerigioni. Milano ora ci prova con la numero 8 da 3, non trova il canestro. Fallo, palla accompagnata, fischiata Zekin in fase di transizione, non so se c'era. Ci prova di nuovo Milano, sotto di nuova lunghezza, solo 7 secondi al termine con il numero 8 stabile che tira, non trova i due punti. Cerigioni dalla distanza, primo quarto Trieste in vantaggio. Trieste avanti di 1-12-11. Ecco Margherita, un tuo commento, un parere tecnico su questo primo quarto di partita. Ma no, secondo me le ragazze non hanno ancora ingranato la marcia giusta, perché queste avversarie sì, magari sono un po' fastidiose, ma non sono proprio il massimo parlando di realizzazione, cioè i canestri che sono stati segnati sono quasi più per fortuna che per altro, non ho visto proprio questo gesto atletico grandioso, quindi secondo me alla fine le nostre ragazze della ginnastica potrebbero ingranare la marcia successiva e dare un distacco un po' più consistente a queste avversarie. Ecco, quale mossa, Sebastian, adotteresti per arginare questa compagine di Milano che, come dicevamo prima, appunto ha iniziato piano, ma poi almeno per il momento vediamo che si sta giocando con la Caligaris? Sì, non sentiamo dalla nostra postazione le parole di coach Giuliani, forse avrà chiesto alla sua squadra un cambio di difesa. Il primo quarto ha giocato con una difesa esclusivamente a uomo, penso che sia stato un quarto di studio per entrambe le compagini. Ecco, ricordiamo il punteggio appunto che vede la Caligaris Giastia Triestina avanti di 1-12-11 sulla pallacanestro Sanga Milano, un risultato diciamo di quasi equilibrio. Bene, adesso riprendiamo con il secondo quarto, alla battuta Milano. Cosa avresti da... Intanto mi godo questo momento di silenzio, perché questi tifosi per un secondo sono zitti così. E si fanno sentire molto, diciamo. Forse è la prima volta in questo campionato che seguo Trieste, è veramente una tifoseria ospite anche abbastanza nutrita per una categoria come la Serie A2, no? Sembrano quasi peggio degli ultras della pallacanestro Trieste, anche perché loro di solito sono, vengono messi un po' più in alto, questi sono proprio a bordo panchina. Penso che anche per le ragazze deve essere difficile avere sto casino nelle orecchie e non potersi concentrare così. E beh, adesso come dicevamo le nostre ragazze devono tornare in campo continuando con una difesa aggressiva e però secondo me iniziando a imbuiolare un poco di più qualche canestro, come si dice in triestino. E sì, perché non sono impossibili appunto queste avversarie, bisogna dare un distacco netto per non avere anche la tensione di arrivare a fine partita, perché cioè alla fin fine ingranando la marcia adesso
e avendo anche quei 10 punti di vantaggio che ti permettono di giocare con un po' più di calma, riesci ad arrivare a fine partita senza sprecare troppa energia, perché sarà anche la prossima partita importante da vincere. E perché sì, ok, anche se i playoff comunque sono già stati ottenuti, non bisogna mollare adesso, e secondo me perdere contro una squadra contro la quale hai dato 37 all'andata non è proprio il massimo. Bene, veniamo subito alla cronaca, sono passati 30 secondi all'inizio del secondo quarto, il punteggio vede sempre Trieste avanti 12-11, a te la parola per la cronaca sul campo. Palla appena gettata al vento da Trieste su una rimessa, non si sono capite le giocatrici triestine, si prova il tiro e la numero 19 Calastri trova il bersaglio e riporta Milano in vantaggio. Formazione piuttosto alta rispetto alla media centimetri che a Trieste solitamente la tripla, i primi tre punti in maglia Seget per Giulia Gombach che trova la retina della distanza. Fallo di Maria Miccoli su tiro. Lunetta per Calastri, non infila il primo. Secondo tiro libero buono. 15 Trieste, 14 Milano. Cerigioni in cabina di regia. Miccoli di nuovo Gombach. Cerigioni cerca la via del canestro. Scarica per Policastro. Rimessa dal fondo. Ecco, diciamo, questo inizio secondo quarto è iniziato con un certo equilibrio fra due formazioni. Sì, sì, vediamo questo equilibrio. Adesso ho altri due punti segnati da Costanza Miccoli. E sì, no, nessuna delle due squadre ha dato ancora uno sprint, anche se penso che comunque le ragazze di Milano, per quanto concerne loro, stiano giocando con più intensità rispetto alle nostre. Le nostre secondo me forse sono partite col fatto che, avendo vinto all'andata di 37, e qua in casa sarebbe stata una cosa un po' più tranquilla, anche perché si dice, magari dici, il campo di casa, il campo è nostro, noi lo conosciamo meglio di loro. Invece queste ragazze di Milano comunque non si stanno perdendo d'animo e stanno tentando di farsi valere. È una prova la vittoria, ci tengo a ricordarlo di nuovamente, contro la capolista Sesto San Giovanni in trasferta. Prestazione davvero incredibile quella di Trieste, che ha tenuto le lombarde al 34% nel tiro da due punti. In particolare si è fatta vedere la l'ungherese Vida con 5 triple. Vida che ora commette il suo primo fallo. Cambio per Milano. Entra Colli. Esce Lepri. Formazione di Milano piuttosto veterana. Diverse giocatrici con più di 30 anni, a differenza della ginnastica triestina, che sappiamo essere una delle formazioni più giovani in questa serie A2. È entrata in campo Rossellini per la ginnastica triestina. Vida in contropiede, passaggio dietro la schiena spettacolare. Lei questi numeri ce li ha, prova la tripla, la mette. 20-14 per Trieste, di nuovo un margine
che di un buon margine. Ecco, diciamo che sicuramente una Anna Vida in buone condizioni può fare sicuramente la differenza per quanto concerne Trieste. È importantissima, bella recuperata, perché proprio si vede la differenza. Infatti la scorsa partita con lei è tornata sui suoi ritmi standard, cioè oltre i 20 punti, e siamo riusciti a vincere contro le prime in classifica, quando si era infortunata ed era un po' sottotono, e si vedeva proprio la differenza in campo, perché lei è comunque un punto di riferimento, perché è una giocatrice d'esperienza, e però anche se non sbaglio la più vecchia della squadra, quindi comunque... Vecchia di una squadra giovane comunque. Sì, sì, vecchia di una squadra giovane, però lei comunque essendo dell'85 ha anche più di 10 anni più delle sue compagne di squadra, e secondo me è comunque una giocatrice dalla quale puoi imparare molto, cioè anche in allenamento, allenandoti contro di lei impari molto. Lei è veramente esplosiva, non ho mai visto una giocatrice così. E intanto c'è un bellissimo canestro da parte delle Amicoli in entrata e porta Trieste avanti di 4, 22-18 quando siamo arrivati alla metà del secondo quarto. Un altro magnifico assist sfornato dalla nostra straniera Anna Vida, una delle top scorer di questo campionato. Ci prova Frantini per Milano, ma scadono i 24 secondi, ottima difesa per Trieste. Trimboli amministra. Anna Vida in penetrazione, perde palla, contropiede di Colli che non trova il canestro. Rimbalzo offensivo per Milano. Milano che non è dotata di particolari torri, ma ha un ritmo di gioco piuttosto alto. Notiamo che in posizione di playmaker le giocatrici triestine si alternano continuamente, prima Trimboli, poi Vida, poi Rossellini. E questo è un grande vantaggio, avere più di 3-4 giocatrici per quintetto che possono portare su palla. Non è scontato, poche squadre hanno questa dote. Micoli scatenata, altri due punti per lei. Credo sia già ad 8 punti segnati. Quale secondo te potrebbe essere la chiave di lettura per scalfire questa Milano, che comunque si sta giocando quasi alla pari con Trieste? Sì, no, a dire la verità non so se magari provare a cambiare difesa potrebbe aiutare, perché non sono state precisissime né nel tiro da fuori né nelle penetrazioni, quindi non so quale delle due, cioè se la difesa uomo o la difesa zona potrebbe infierire di più sulle ragazze di Milano, e si potrebbe provare magari per qualche azione, giusto per vedere come reagiscono. Certo, bisogna dire che nella nostra squadra secondo me ci manca un po' Isabel Romano, che lei si butta dentro proprio senza paura. È una che secondo me poteva subire parecchi falli oggi, perché queste qua comunque le vedo che abbassano le braccia così senza far molta attenzione, e Isabel col fatto di buttarsi dentro sarebbe andata in lunetta più di una volta già durante questi primi due quarti. Ecco, ricordiamo che c'è un time out e il punteggio vede la Caligari Sestica Triestina avanti di 4, 24-20 sulla pallacanestro Sanga Milano. Che dire, equilibrio fra due formazioni. Sì, due formazioni, nessuna delle due è riuscita a trovare la lungo. In questo secondo quarto i ritmi di gioco si sono alzati. Ambedue le squadre cercano il contropiede, così come le penetrazioni. Difatti i due arbitri, Spessotte e Andretta,
hanno avuto cosa fischiare in questi primi 16 minuti. Rossellini della Lunetta segna il secondo, più 5 Trieste. La difesa triestina chiude a metà campo, le milanesi, ottima difesa che costringe le lombarde all'infrazione di campo. Trieste che pressa. Trimboli in penetrazione stoppata. Cambio per coach Pinotti, esce Colli, entra Lepri. Devo ammettere davvero lodevole questo scatenato tifo degli ultras milanesi cui non siamo abituati. Ma anche se sono avversari, penso che sia una bella cosa questo tifo sfegatato, questo accanimento verso la propria squadra. Sarebbe bello fosse così in tutte le curve di tutte le città. Purtroppo in questo periodo di crisi stiamo assistendo ad una crisi non solo economica ma anche sportiva. I palazzetti di tutti gli sport sono sempre più vuoti, vuoi per scelte delle federazioni discutibili, quali penso alla tessera del tifoso, piuttosto che altre multe, sanzionamenti gravosi verso le società. Però è un dato di fatto che gli ultras sono sempre di meno e questo è un peccato, perché anche perché penso che in queste categorie sicuramente potrebbe essere il sesto uomo in campo, diciamo, per quanto concerne la sesta donna, appunto. Quindi tu quando giocavi, per esempio, sentivi il calore dei tifosi, chi ti seguiva? Ma a dire la verità, femminile non è mai seguito così tanto. Ecco, mi sono accorta che era, cioè, l'emozione più grande che ho provato è stata quando mi sono giocata il titolo nazionale. Là eravamo veramente un palazzetto pieno che ti tifava a favore o contro, e là c'era si sentiva veramente la differenza. Ti casavi? Sì, tantissimo, veramente. Quelle cose che quando segni ti verrebbe da guardare la curva e urlare così. E sì, secondo me alla fine una tifoseria è importante per una squadra, perché comunque giochi in modo diverso, perché sai di giocare per qualcuno e sai che qualcuno è là proprio per tifare te e che grida per te e che soffre per te, quindi è bello avere una tifoseria. È peccato che noi purtroppo non abbiamo, la titiamo, sì, ma non abbiamo neanche tanti giovani, diciamo, in tribuna. Beh, torniamo in cronaca con due tiri liberi da parte della Lepri. Vediamo il primo, e con un po' di fortuna lo realizza, prende il ferro e va dentro. Vediamo il secondo, e realizza pure il secondo, e Milano accorcia. Trieste sempre avanti di 3, 25 a 22, quando mancano 2 minuti esatti alla fine del secondo quarto e quindi dell'intervallo lungo. Il Trieste mantiene in vantaggio. Queste ultime azioni abbiamo visto il Zecchin prendersi il carico e la responsabilità, anche se ha subito il fallo ma non è stato fischiato. Rimbalzo della Micoli. Cerigioni subisce fallo a metà campo. No. Ecco, diciamo che c'è abbastanza imprecisione per quanto concerne le due formazioni al tiro, no? Sì, oggi non vedo in splendida forma nessuno, a dire la verità. Speriamo che magari scaldandosi, andando avanti con la partita, riusciamo a segnare un po' di più. Anche perché più che altro stiamo sbagliando canestri stupidi, cioè che praticamente la palla sarebbe già dentro e proprio all'ultimo esce. Secondo me proprio manca quel qualcosina in più proprio per concludere bene il tiro, perché c'è il fatto di andare anche magari troppo morbide a canestro, così non...
non devono farsi intimidire appunto da questa tifoseria, bisogna darsi una svegliata e segnare un po' di più. Intanto vediamo Bianco in lunetta che ha sbagliato tutti e due, Vida rimbalzo, Bianco di nuovo da sotto, però come dicevamo ci sono questi canestri proprio che potrebbe essere già segnati e manca quello sprint proprio per riuscire ad andare avanti meglio. Ecco, grande imprecisione negli ultimi minuti, soprattutto in questo secondo quarto, al tiro per quanto concerne la Caligaris. E basse percentuali finora, ma queste sono dovute anche a difese aggressive da entrambe le parti. Trieste è già in bonus, Milano ci andrà al prossimo fallo commesso. Colli nuovamente in lunetta, sbaglia il primo ma e sbaglia anche il secondo, in precisione anche al tiro libero. Squadre che si allungano, altro fallo commesso da Milano. Cori anche goliardici che provengono dalla curva milanese. Miccoli perde il pallone, viene recuperato dalla Vida. Ceri Gioni dalla distanza colpisce il secondo ferro. Pressing alto di Trieste. Ora la capitana milanese stabile chiama lo schema. Ribaltamento per Colli e palla dentro alla pivot Calastri che non riesce a capitalizzare i due punti e dall'altra parte in tre secondi contropiede triestino con Zecchin che porta le sue compagne a più 5. E termina così il secondo quarto con la Caligaris Ginnastica Triestina avanti per 27-22 sulla pallacanestro Sanga Milano. Noi ci sentiamo fra qualche minuto con il terzo quarto della partita. A tra poco.